Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio casalingo con la Viterbese, che domani sarà di nuovo campionato con i biancazzurri di scena al Barbetti di Gubbio. Quella in terra umbra sarà la prima di un ciclo di partite, per così dire, di ferro, che serviranno a capire di che pasta è fatta la formazione di Gaetano Teri. Dopo il match in terra umbra ci sarà infatti domenica prossima all'Adriatico la Reggiana e poi 8 giorni dopo il posticipo di Chiavari con la Virtus Entella. 3 partite che diranno molto sul futuro della compagine abruzzese. Il presidente Daniele Sebastiani volge lo sguardo ai prossimi 180 minuti di campionato. Ci sono altre 2 partite importanti che arrivano nell'arco di 8 giorni, 3 partite, quindi per fortuna noi abbiamo un organico abbastanza ampio, per cui il mister può anche cercare di fare un turnover in queste partite. Martedì c'è il Gubbio, formazione attrezzata, e poi domenica incontreremo la Reggiana, che insieme al Pescara, al Modena, al Siena, all'Entella, sulla carta sono quelle che danno tutti per favorite, però abbiamo visto che le altre non sono sicuramente meno da questa. La gara con i laziali di sabato scorso ha confermato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, delle difficoltà di questo torneo, dove non esistono squadre materasso e dove ogni domenica bisognerà lottare con il coltello fra i denti contro ogni avversario. Fino adesso abbiamo incontrato tante squadre che davano come squadre piccoline, invece sono tutte quante là davanti, che l'Ancona è là davanti, la Vispesaro ha vinto anche a Teramo, la Carrarese è anche lì, quindi voglio dire, purtroppo il cammino di Serie C è così, quindi passo falso sarebbe stata con la sconfitta, invece alla fine la squadra ha dimostrato di lottare fino alla fine e abbiamo portato a casa un punto che è importante. Per la gara di domani a Gubbio, Auteri dovrà fare a meno del difensore in grosso, oltre a Pompetti, Bocic e Chiarella. Scalpita per una maglia da titolare il difensore Cancellotti, mentre in attacco il trainer pescarese potrebbe cambiare in toto il reparto con Clemenza, Ferrari e De Marchi candidati ad una maglia. Gubbio-Pescara avrà inizio alle ore 21.